Ci siamo, è finalmente giunta quella fase dell'anno in cui non può mancare il confronto annuale tra FIFA contro PES, qui su Player Inside. Al solito vi ricordo che questo confronto è strutturato per punti, ovvero saranno assegnati dei punti ad ogni aspetto preso in considerazione dei due giochi. Inoltre sarà assegnato un voto finale che prescinde però dai punti assegnati. Cominciamo subito. Gameplay. È vero che in FIFA 20 i ritmi di gioco sono lievemente più lenti rispetto a FIFA 19, i dribbling sono più precisi e le nuove movenze implementate rendono i contrasti uno contro uno più attendisti e più fedeli alla realtà. Così come i cambi di direzione leggermente più pesanti che in passato, ma rispetto ai Football PES 2020, il gioco di EA Sports risulta comunque più veloce, più frenetico e fulmineo, più, concedetemi il termine, arcade. Anche se non sarebbe del tutto appropriato definirlo in tal modo, ma giusto per intenderci. In FIFA 20, in fase difensiva, i giocatori hanno un atteggiamento più prudente, tanto che i videogiocatori più abituati a ritmi serrati, a buttarsi contro il portatore di palla come se non ci fosse un domani, troveranno questo aspetto quasi un po' frustrante all'inizio, poiché il gioco tende a mantenere una distanza di sicurezza dal portatore di palla, in maniera tale che il nostro difensore possa seguire l'azione per più tempo prima di scagliarsi contro l'attaccante, rischiando meno che in passato, quindi, di essere saltato con facilità da quest'ultimo. In PES 2020, invece, la velocità di gioco, per quanto possa essere aumentata dalle impostazioni, è decisamente più bassa, nel rispetto di ritmi che strizzano l'occhio a un realismo sempre più dichiaratamente perseguito come obiettivo principale da Konami. Sia la costruzione dell'azione offensiva, sia la fase difensiva sono due momenti della partita che tendono a un realismo sempre più marcato, a una lentezza funzionale e a una minore spettacolarità delle azioni, dettate da una tendenza a mantenere volutamente dei ritmi meno serrati del rivale canadese FIFA, e questo elemento risulta, a mio modo di vedere, assai apprezzabile, e più vicino al concetto di simulazione calcistica che io e molti altri abbiamo in mente da tempo. Da segnalare anche l'introduzione in PES 2020 del finesse dribbling, per il quale Konami si è avvalsa della consulenza di Andrés Iniesta, ovvero un dribbling e controllo palla di precisione che si mette in pratica con entrambe le levette analogiche e che non è per nulla facile da imparare e perfezionare se paragonato alle inflazionate skill del più abbordabile FIFA 20, pertanto non troverete facilmente online giocatori che ne facciano uso, ma può essere anche tanto appagante una volta padroneggiato. I tiri da fuori in FIFA 20 rappresentano ancora un problema, tra virgolette, con tiri da fuori che in moltissimi casi si traducono in gol. Semmai, ho notato una tendenza del gioco a far rimpallare i tiri dalla distanza dai difensori, rendendo così più disturbata e meno vincente la traiettoria. In PES era già più difficile segnare da fuori, come dovrebbe essere nella realtà, e lo è anche in PES 2020, ma è comunque possibile segnare dalla distanza e quando ciò avviene è davvero appagante, assai più che nella controparte canadese. I portieri hanno ancora un ampio margine di miglioramento in FIFA 20, poiché alternano, come sempre, parate da campioni assoluti a papere e interventi velleitari. In PES 2020 è anche vero che i portieri sembrano spesso i veri protagonisti delle partite, rendendo anche tiri normalmente vincenti dei semplici tentativi che si infrangono sui guantoni dell'estremo difensore. Pali e traverse non sono più così frequentemente bersaglio del pallone come capitava assai spesso fino a FIFA 19. In PES 2020 la frequenza di impatto della sfera sui legni è certamente inferiore e più aderente alla realtà. Passando all'intelligenza artificiale, in FIFA 20 questa non sembra aver compiuto chissà quali passi da gigante, quanto piuttosto dei passettini in avanti, con i difensori più prudenti in fase di copertura e di rientro e una maggiore tendenza a proporsi in attacco nel caso delle sortite offensive, ma non mancano situazioni che fanno storcere il naso, come difensori che si perdono l'attaccante puntando su un altro giocatore o terzini che invece puntano sul pallone portato da un giocatore che non dovrebbe essere oggetto di marcatura in quel frangente. Anche in PES 2020 sul fronte IA non è che si siano compiuti miracoli, con le marcature che a volte sembrano un po' casuali e la tendenza, palla al piede, a passare la palla al giocatore verso cui non puntavamo noi e peraltro peggio piazzato sul campo rispetto a quello a cui avremmo voluto passare la palla. Ma in questo caso la colpa ricade più sulla precisione richiesta per passaggi e tiri, davvero tanta, piuttosto che sull'intelligenza artificiale vera e propria. In FIFA 20 i calci piazzati hanno adesso un mirino con cui puntare verso la porta attraverso la levetta destra, ma mi è sembrato più macchinoso del metodo tradizionale, o meglio, mi è sembrato una caratteristica che personalmente non avrei cambiato e avrei lasciato così com'era.
ma forse è soltanto questione di abitudine nel lungo termine. Nulla di nuovo invece in PES per i calci piazzati, che si effettuano nella maniera tradizionale, ovvero calibrando la potenza del tiro e puntando verso la porta in modo non del tutto preciso, laddove però ritengo che non fosse neanche richiesta tutta questa precisione. Per quanto riguarda il gameplay, mi sento di assegnare questo punto a PES 2020 per premiare lo sforzo di Konami dell'aver reso il gioco quanto più realistico possibile, mentre il gioco di EA Sports, tutto sommato, è molto simile all'impianto di gioco dell'anno scorso, in barba al realismo, basato sulla velocità di gioco, sul dinamismo, sulla spettacolarità e, in generale, non sembra che sotto questo aspetto siano stati fatti passi in avanti. Modalità di gioco. Oltre alle ovvie modalità come calcio d'inizio e vari campionati, le modalità di gioco presenti in FIFA 20 sono carriera, Champions League, amichevoli online, stagioni online, co-op online, i vari allenamenti e minigiochi tra cui l'immancabile arena, pro club, FIFA Ultimate Team, Volta Football. E un approfondimento a parte ovviamente lo merita proprio Volta, che è la novità di quest'anno, ovvero una sorta di FIFA Street dentro FIFA 20. Anche se non si tratta proprio di un FIFA Street dentro FIFA 20. Per quanto Volta abbia una modalità storia tutta sua al posto del viaggio di Alex Hunter, non più disponibile, lasciando il posto a Jayzinho, per quanto sia possibile prendere parte a match di 3 contro 3 con portiere volante, 4 contro 4 con o senza portiere volante, 5 contro 5, futsal, ovvero il calcetto vero e proprio anche con giocatori reali e con un approccio simile a quello di FIFA Ultimate Team, in virtù del quale è necessario tenere d'occhio l'intesa tra i giocatori in campo, la sensazione però non è del tutto positiva. Intendiamoci, è una bella modalità e la giocherete spesso, più di quanto non fatto con un'introduzione ormai storica come quella del calcio femminile avvenuta nel 2016, che è stato solo poco più di un plus per i videogiocatori di FIFA. Ma non è FIFA Street. Non ci sono colpi speciali, esagerazioni volute, ma giusto vari trick non presenti nelle partite tradizionali, movenze particolari che rendono tutto sì divertente ma anche artificioso, condizionato da una velocità di gioco fin troppo eccessiva e da una sensazione di pattinaggio sul campo da parte dei giocatori che non è del tutto piacevole. Però intendiamoci che si tratta di una modalità che di fatto potrebbe essere considerata quasi un gioco a parte. In FIFA 20 ci sono anche apprezzabili introduzioni alla modalità carriera, dopo che EA Sports ha ascoltato la community che richiedeva tali novità a gran voce, ovvero conferenza stampa e conversazioni tra giocatori, sistema morale giocatore, personalizzazione dell'allenatore, screenshot live news, ovvero schermate di gioco dei momenti salienti di ogni partita con notizie al seguito, interfaccia utente delle leghe, ovvero l'interfaccia brandizzata con il tema di Bundesliga, Ligue 1, la Liga Santander, Premier League e Major League Soccer, oltre che le già presenti interfacce di UEFA Champions League e Europa League, e il potenziale di giocatore dinamico con cui influenzare il potenziale di ogni giocatore in base alle prestazioni ottenute nella stagione precedente. Tra le modalità di PES 2020 troviamo una novità interessante, ovvero il Match Day, un torneo online collegato alle partite reali in corso in cui dovremo scegliere una squadra da supportare per il torneo con le nostre vittorie, fino alla finale trasmessa in streaming con le ricompense ottenute in Match Day che si ricollegano alla modalità MyClub. Presente appunto anche quest'anno MyClub, la Master League, adesso rinvigorita da una sorta di storia con alla base un allenatore da scegliere, qualche miglioramento nelle trattative e nelle valutazioni dei giocatori, e diventa un mito. Facendole ricadere sempre nell'ambito delle modalità di gioco, dobbiamo parlare anche delle licenze, che ogni anno effettivamente sono oggetto di discussione per tutti gli appassionati delle simulazioni calcistiche. È vero, PES 2020 adesso ha la Juventus e FIFA 20 il Piemonte Calcio. Però FIFA 20 ha anche tante altre licenze, per esempio anche la stessa Champions League, che PES non ha e continua a non avere. Quindi diciamo che quella della Juventus al posto del Piemonte Calcio è stata una manovra di marketing azzeccata, perché ha fatto parlare tanto di sé PES 2020 sotto questo punto di vista. Inoltre lo so che cosa state per dire, ma in PES possiamo mettere la patch che ci permette di avere tutti i nomi reali, tutte le squadre reali, è vero. Ma in sede di confronto, in sede di recensione ufficiale, bisogna considerare quello che gli sviluppatori ci offrono una volta che il gioco esce dallo studio di sviluppo e che lo troviamo sugli scaffali dei negozi. Che poi qualcuno possa intervenire per modificare a livello anche proprio amatoriale questi parametri, diciamo questi diritti, grazie a una patch, quello è un discorso a parte. Però effettivamente sì, c'è una patch che risolve tutto. Evviva, meno male! Il matchmaking online è meglio gestito sul fronte FIFA, con accoppiamenti online che vengono realizzati in minor tempo rispetto a PES 2020,
vuoi forse anche per il maggior numero di giocatori presenti, almeno su console. Quello di PES 2020 tuttavia non delude e tiene conto di livello del giocatore e valutazione della cortesia e delle volte in cui quest'ultimo si è disconnesso per l'ormai proverbiale rage quit. Sono tuttavia certo, sicurissimo, che proprio il parametro delle modalità di gioco presenti in FIFA 20 rispetto a PES 2020, che comunque non è che sia lacunoso di modalità, ma FIFA 20 ne ha di più, basti pensare anche all'introduzione di Volta, decreterà la preferenza da parte di tanti videogiocatori di FIFA 20 rispetto a PES 2020, ne sono strasicuro. Ho chiesto a due miei amici, Marco e Marco, che cosa avrebbero preso quest'anno tra FIFA e PES. Vediamo che cosa mi hanno risposto. FIFA è una volta, Ultimate Team e Pro Club, che chi lo sta cim e PES non tena. Perciò famo cacchia la bocchina, mamme team pigli FIFA. Beh, vediamo cosa mi ha risposto l'altro Marco, che è un po' più raffinato di solito. Ciao Gianluca, beh sì, quest'anno è combattuta, PES offre un gameplay che rende giustizia alla ricerca di realismo intrapresa da Konami negli ultimi anni, il che mi renderebbe propenso a prendere PES e a giocarlo insieme a te e agli altri ragazzi, se non fosse che FIFA delle volta, Ultimate Team e Pro Club, che Crash Patch e PES non ottene, perciò fa bocca che la bocchina ai mamme da io mi pio FIFA. Perché ho tutti amici napoletani che si chiamano Marco e che mi mandano a fanculo? Si badi bene che non si è voluta considerare in questa analisi, in questo confronto, la qualità delle varie modalità di gioco presenti, perché alcuni potrebbero considerare superiore la Master League rispetto alla carriera o rispetto alle altre modalità di FIFA 20. Ebbene, si è voluta considerare più che altro la quantità di modalità di gioco presenti e quindi anche la varietà che il gioco offre, e sotto questo punto di vista stravince ancora una volta, proprio come gli anni scorsi, FIFA 20. Audio e video. Se è vero che PES trova il suo punto di forza nel realismo di certe movenze dei giocatori in campo, è altrettanto vero che anche il gioco di Konami ha ormai spremuto al massimo il motore grafico Fox Engine e che necessiti di una nuova generazione, come ammesso peraltro dagli stessi sviluppatori. Per quanto potremmo stare qui a riflettere su quale dei due titoli abbia un migliore impatto grafico nell'insieme, su quale dei due abbia i volti dei giocatori più fedeli alle loro controparti reali, su quale dei due titoli presenti minori cali di framerate, a tal proposito PES 2020 ogni tanto tentenna, anche se raramente, dobbiamo fare i conti con una generazione di console arrivata ormai al capolinea, e il tutto si riflette anche nelle versioni PC. A livello di audio, FIFA presenta un numero di tracce maggiore, nonché cori da stadio ed effetti nel complesso più convincenti, seppur di poco, ma entrambi i titoli sfigurano sul fronte telecronaca. Caressa e Marchegiani per PES 2020, Pardo e Nava sul fronte FIFA risultano forzati, spesso sconnessi, i commenti risultano ovvi, specie quelli di Matteo Barzaghi a bordo campo. Siamo nelle battute finali, si decide tutto qui. Milan non se l'è fatto ripetere due volte. Manchester United deve aggiustare la situazione. In una sola parola, cringe. Direi che sotto il punto di vista di audio e video, grafica e sonoro possiamo assegnare un punto ciascuno al gioco di EA Sports e al gioco di Konami. E la cosa non è molto edificante in realtà, perché sarebbe un punto da non assegnare a ciascuno dei due giochi. Cioè sarebbe un pareggio, come se fosse uno 0-0 sotto questo punto di vista, perché non ci sono stati poi molti progressi e entrambe le software house hanno spremuto al massimo le tecnologie attuali. Tecnologie attuali che però sembrano dare il meglio di sé in altri titoli sportivi. Per esempio, uno su tutti è NBA 2K20. E adesso è l'ora dei voti da assegnare ai due giochi. Per quanto ai punti FIFA 20 e PES 2020 abbiano pareggiato secondo il mio confronto, devo dire di voler premiare PES 2020 quest'anno dopo anni di supremazia di FIFA e dopo il pareggio anche ai voti dell'anno scorso. Il gameplay di PES quest'anno ha fatto quel passo in avanti che lo erige a simulazione calcistica migliore, almeno per chi cerca maggior realismo in un gioco di calcio. FIFA 20 dal canto suo offre ancora una buona esperienza complessiva, arricchita dalle tante modalità, ma il team di sviluppo dovrebbe cominciare a pensare seriamente di rivedere qualcosa nel gameplay e soprattutto di fare i conti con il rivale nipponico che stavolta davvero, dopo anni, ha permesso di riproporre lo scontro annuale a dei livelli altissimi, con un confronto entusiasmante come non ne vedevamo da tempo. I voti da me assegnati sono 8 per FIFA 20 e 8,2 per PES 2020. Nel ringraziarvi per essere stati ancora una volta numerosi qui con noi, anzi con me nella fattispecie, per questo confronto annuale FIFA contro PES, vi invito a lasciare il vostro commento e le vostre preferenze, anche qualche parere, insomma, su qualche aspetto dei due giochi qui sotto nei commenti, ovviamente senza prevaricazioni e campanilismi di sorta. E già so che saranno speranze vane queste. Mi raccomando, fate i bravi qui sotto nei commenti e noi ci vediamo alla prossima.